Ciao amiche e ciao amici, voglio fare questo video in risposta a diverse domande su questo tema, come riagganciare un ex a distanza. Ora, paradossalmente è molto meglio riagganciare un ex a distanza che dal vivo direttamente, perché riesci ad eliminare, diciamo così, facilmente la rabbia e i rancori. Cioè, se tu devi riagganciare un ex dal vivo direttamente, non hai modo di riagganciarlo a distanza, diventa molto più complesso. Se poi quest'ex abita anche lontano da te, quindi non c'è proprio modo di riuscire a fare un aggancio diretto, immediato, è ancora meglio. Perché lo tranquillizzi? Perché la sua parte logica è tranquilla, che non puoi diventare pressante, che non puoi diventare ossessivo o ossessiva, per cui si mette pacifico e a quel punto lì riesci molto più facilmente ad agganciare poi la parte emotiva somministrando emozioni. Quindi il metodo per riagganciare un ex a distanza attraverso il messaggio, ovviamente non ci deve essere stato rancore tale che ti ha bloccato su WhatsApp, su Facebook, perché se sei in quelle condizioni diventa molto difficile, perché a quel punto lì non riesci proprio a creare un rapporto. Ma se non sei in queste condizioni, lasci passare un po' di tempo, poi inizi gradualmente, diciamo così, a mandare qualche messaggio, un semplice saluto, vedere come sta la persona, insomma, per capire, sono messaggi test per capire se ti risponde. Nel momento in cui riesci ad ottenere una risposta, devi semplicemente procedere, diciamo, aumentando un pochettino la qualità del messaggio e devi andare a capire come sta procedendo la sua vita. Quindi devi analizzare, insomma, un po' tutte le aree della sua vita, i rapporti con i genitori, eventualmente, se ha un nuovo compagno, una nuova compagna. Come vanno le cose sul lavoro, nella vita, nel denaro, nella professione, se con se stesso si sente bene, se è felice, se è triste. Insomma, devi piano piano andare a battere sui vari punti, in modo soft, in modo indiretto, fin tanto che questa persona non si aggancia su uno e inizia a parlarti di un qualche cosa che emotivamente lo coinvolge. Che può essere qualcosa sul lavoro che va male, insomma, qualunque cosa emotivamente lo coinvolga, nel momento in cui tu ti muovi in modo soft, viene fuori. E allora lì inizi, diciamo, a diventare un riferimento per quella persona, cioè cerchi di ascoltare, per questo tuo ex, cerchi di ascoltarlo, ascoltarla, di consigliarlo, di, insomma, lasciarlo parlare. Deve arrivare al punto che lui sente il bisogno di interagire con te per sfogarsi delle cose che magari non gli vanno bene. Quindi diventi qualcosa di più di un amico, diventi un riferimento. E nel momento in cui hai acquisito questo status, diciamo così, devi procedere fin tanto che lui non o lei non manifesterà il desiderio di rivederti in amicizia. A quel punto lì, quando hai questa possibilità, devi poi passare sul piano dell'attrazione. Ma se hai lavorato bene prima, diciamo che diventerà quasi una cosa naturale. Per cui l'evoluzione deve seguire questa cosa qua, che poi mantenere questa relazione, lo spiegherò in un altro video, diciamo così. Però questo è il modo per riuscire a riagganciarlo a distanza e online fondamentalmente. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e ricevere un video di risposta. In più, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace e condividilo con i tuoi amici. Ciao!